ci si è lavorato negli anni a portare il gioco nelle biblioteche, però anche questa adesso è una cosa acquisita. E senti, ma questa dignità di cui vi parli, no? Che mi trovo perfettamente d'accordo, cioè effettivamente il gioco da tavolo è un prodotto culturale dell'essere umano, al di là poi dell'aspetto imprenditoriale, aziendale, però oggettivamente è un'espressione il gioco dell'essere umano, cioè da sempre, e non solo, è qualcosa che, lo diciamo spesso, viene sottovalutato in Italia come un continuo naturale nell'evoluzione umana, no? Si pensa a volte al gioco come un fenomeno limitato all'infanzia, mentre non ci si rende conto che il gioco è uno strumento per sempre, sia di apprendimento che di confronto con le altre persone. Come lo trovi lo stato attuale italiano, proprio nello specifico italiano, dello sdoganamento del gioco analogico, lasciamo stare il videogioco in questo momento e ovviamente escludiamo il non gioco che è il gioco d'azzardo. Come lo trovi lo stato culturale di divulgazione culturale del gioco in Italia? Io direi bene, nel senso che appunto ha avuto più tardi quello che è successo al fumetto, perché il fumetto aveva lo stesso stigma di una cosa da bambini, eccetera, magari negli anni 30, 40, 50, poi è arrivato Umberto Eco, sono arrivati altri ed è diventato un oggetto culturale, fra l'altro col suo festival, con il Salone dei Comics, che poi è diventato Lucca Comics. E forse con un pochino di ritardo, noi abbiamo avuto la rivista per gioco nei primi anni 80 che titolava I giochi intelligenti, che è una cosa che sembra altezzosa oggi, ma allora era necessario proprio per questo sdoganamento. C'è stato poi l'abbinamento col fumetto che è stato preziosissimo, per cui poi tre fanzinari fiorentini, Roberto Gigli, Cosimo Pancini e Beniamino Sidoti, sono andati da Renato Genovese sulla Lucca, che è un wargamer di grande esperienza, e gli hanno detto: ma perché non mettiamo 600 metri quadri di gioco in questo festival dei fumetti? Tutto sommato c'è lo stesso immaginario, potrebbe funzionare. Ha funzionato così bene che quello che ormai era un salone dove si vendevano fumetti usati, dove tutto sommato non c'era più quell'appuntamento annuale dove andavano tutti gli autori e gli editori, grazie ai giochi ha ripreso vita, è diventato l'appuntamento dei giocatori, adesso è diventato un festival del gioco, del fumetto, cinema d'animazione e tante altre cose, con centinaia di migliaia di visitatori, a parte l'ultimissima edizione che si è completamente reinventata in maniera virtuale, ma anche lì con delle novità interessanti che magari resteranno pure per il futuro, come una collaborazione con la Rai parecchio interessante. Di giochi appunto se ne parla, ci sono rubriche, vedo diversi giornalisti sulle testate nazionali, su riviste anche non di gioco, c'è di nuovo una rivista, il bimestrale Io Gioco in Edicola, che non capitava credo dagli anni 80, c'è stato Chaos, c'è stata Rune per il gioco di ruolo, c'è stata anche una crescita, tutti quelli che sono cresciuti, che da ragazzini hanno vissuto la prima ondata di per gioco, eccetera, adesso sono genitori, sono insegnanti, sono operatori culturali e quindi a loro volta lo trattano con normalità. C'è pure questa cosa, internet quando è apparso all'inizio era il demonio, qualunque fattaccio di cronaca, e beh, ma era uno che frequentava internet, i due si erano conosciuti su internet, dopodiché hanno iniziato a usarlo i giornalisti per il loro lavoro quotidiano, ed è stato sdoganato. Oggi è un po' la stessa cosa, molti che vivevano da carbonari il gioco di ruolo negli anni, primi anni 80, o il gioco da tavolo come una perdita di tempo, come insomma non c'era questa enorme differenza forse con i tempi in cui le scacchiere e i dadi e il backgammon venivano bruciati al rogo dopo le prediche medievali, insomma era ancora qualcosa con cui si sprecava tempo probabilmente fino agli anni 60, poi tra 68, Dossena non era certo 68, ma ha inaugurato rubriche che altri come Bartezzaghi e Gnio Pérez hanno tenuto su settimanali culturali, eccetera. È diventato normale giocare da tavolo anche da grandi, è diventato normale pensare che questi giochi hanno degli autori, anche gli editori si sono dovuti confrontare quando l'editrice giochi ha iniziato ad andare all'estero, ha iniziato a firmare i giochi sul coperchio, a mettere il nome degli autori. C'è stata una globalizzazione notevole. E se nei primi anni 90 da autori non sapevamo dove sbattere la testa perché
magari c'erano piccoli editori che ci davano ascolto, ma con tutti i problemi di distribuzione, eccetera, quando poi abbiamo iniziato ad andare alle fiere, a internazionalizzarci, c'è stato un boom. Giochi come, non so, 2 milioni di pezzi venduti da Bang in tutto il mondo, La Guerra dell'Anello che ha vinto una gara di idee internazionale ed è diventato un bestseller, esordendo con 80.000 copie di un gioco costoso in 8 lingue, e sta ancora qui dopo 14 anni in un mercato dove, ahimè, le cose si bruciano. È un altro mondo, appunto. Negli anni 90 faticavamo a pubblicare anche con piccoli editori disposti, ma magari poi non trovavano i distributori, e adesso credo che ci siano 450 autori italiani, autori di giochi da tavolo registrati su Board Game Geek, che hanno pubblicato negli ultimi 20 anni, che è una cosa per me straordinaria. E appunto poi è normale, ci si è lavorato negli anni a portare il gioco nelle biblioteche, nelle scuole, eccetera, però anche questa adesso è una cosa per fortuna acquisita, magari da riconquistare ogni tanto, però campagne come negli anni 90 contro il gioco di ruolo, i giochi di carte non ce ne sono più, sono stati dei casi abbastanza unici in Italia e per fortuna dimenticati, quindi non mi lamenterei.